Una nuova esposizione dedicata al futurismo in città, dopo quella allestita nella Cappella Palatina del Maschio Angioino con le opere di Boccioni, Balla, Carrà, Severini, questa mattina è l'archivio fotografico Parisio, nella sua sede di Piazza Plebiscito, ad inaugurare la mostra Composizioni Futuriste, una raccolta di circa 40 opere del fotografo napoletano Giulio Parisio, aperta al pubblico gratuitamente fino al 24 dicembre, dal giovedì al sabato dalle 10 alle 15. Sono veramente molto felice di questa iniziativa che vede l'archivio Parisio aprire i suoi battenti per una mostra così importante, una parte così importante del materiale dell'archivio che custodisce, e soprattutto che si sia creato questo link, questa connessione con la bellissima mostra sul futurismo che abbiamo al Maschio Angioino nella Cappella Palatina, e quindi che questi due luoghi così importanti, questi momenti così significativi di offerta culturale si alimentino reciprocamente. L'esposizione rientra tra le iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune e si affianca a quella più ampia già allestita nel castello. Per i visitatori del percorso fotografico di Giulio Parisio è prevista una riduzione del 20% sulla mostra Il Futurismo anni 10 anni 20, che rimarrà fino a febbraio al Maschio Angioino. E ancora una volta, per queste festività, Napoli ha una delle migliori offerte culturali del paese. Quindi questa mostra, la mostra sul futurismo, la mostra di Escher Alpan, la retrospettiva su Escher Alpan, che è veramente splendida, e la grandissima, imponente mostra sui De Filippo, su tutti i De Filippo, che sta a Castel dell'Ovo, che è stata allestita per fare in modo che Castel dell'Ovo diventasse una vera e propria casa De Filippo. Quindi una mostra imponente, monumentale, ma piena di grandissime emozioni.